Scaurle sul litorale adriatico, grande successo per il tradizionale appuntamento di metà luglio con un mare di latte e formaggio. La kermesse itinerante promossa dall'Aprolav che durante l'estate porta in giro per il litorale veneto la degustazione delle migliori produzioni casearie regionali. È un momento importante di incontro, DOP veneti e non solo, anche formaggi tipici del territorio che incontrano i turisti che in questo periodo sono presenti a Caorle abbastanza numerosi. È un momento particolare in quanto che noi riusciamo a presentare non solo il formaggio ma anche il territorio del quale viene prodotto, ed essendo i formaggi DOP che coprono tutto il Veneto, in questo momento rappresentiamo tutto il Veneto in questa location. Questo ormai è un appuntamento fisso, devo dire che proporre i prodotti del nostro territorio, soprattutto quelli veneti e in particolare i formaggi, è diventata un appuntamento atteso dagli ospiti di Caorle e dai turisti. Oltre a questo, naturalmente c'è anche una volontà di proporre e collaborare anche con le attività e le imprese, soprattutto per far capire che bisogna proporre i prodotti del nostro territorio, della nostra terra, dei nostri agricoltori e soprattutto degli allevatori. Per l'occasione enoteche, bar, pizzerie e ristoranti della zona hanno inserito nei loro menu delle proposte a base di formaggi DOP veneti. Anche quest'anno i formaggi del Veneto, il meglio dei formaggi del Veneto, sono venuti a trovarci qui a Caorle e noi siamo sempre orgogliosi di poter ospitare la casettella DOP trevigiana, che è un must soprattutto nel periodo estivo, e poi il Piave Vecchio DOP, che è uno dei principi della enogastronomia veneta. Noi siamo un'enoteca, facciamo cicchetteria e cerchiamo sempre di proporre cicchetti della tradizione veneta e veneziana. In questo caso specifico abbiamo dedicato la settimana ovviamente ai formaggi del Veneto, abbiamo preparato due cicchetti molto semplici che possiamo fare tutti a casa. Classico pane abbrustolato con della casatella appena scottata, e abbiamo messo sopra un'alice del Cantabrico, che conosciamo tutti come la migliore alice al mondo. Dato che siamo viziosi, ci abbiamo messo anche una spolveratina di pepe macinato fresco e un goccio, ma ripeto, un goccio di olio extravergine Garda DOP. Mi raccomando, extravergine DOP, usiamo prodotti italiani. Dall'altro lato invece, classica merenda trevisana, abbiamo messo il Piave Vecchio Oro con della soppressa, diciamo una merenda bella rinforzata per chi lavora. Questi sono prodotti molto versatili, a noi piace ovviamente abbinarli a prodotti del territorio, a vini del Veneto, e quindi abbiamo scelto per la casatella DOP trevigiana, abbiamo messo un prosecco giovane, fresco, estivo. Noi preferiamo un prosecco brut perché ti pulisce meglio la bocca, e invece col Piave Vecchio DOP Oro abbiamo messo un rosso importante, un rosso della tradizione, però anche una novità, abbiamo messo la nota del Piave, che è il raboso Piave, il glorioso raboso Piave nella sua migliore espressione. Ad assaggiare e comprare i formaggi veneti non sono solo i turisti italiani ma anche i numerosi turisti stranieri, in particolare provenienti dal nord Europa, che decidono di passare a Caorle le proprie vacanze. I turisti conoscono soprattutto i nostri grana, ma però quando fai assaggiare a un turista tedesco, a un turista olandese che sono in massa in questa spiaggia, prodotti come la casatella trevigiana, prodotti come le nostre DOP, il Piave, loro vengono, li assaggiano in maniera diffidente inizialmente, poi li riassaggiano e li comprano. Tornano il giorno dopo, li ricomprano e ti chiedono dove li possono trovare nei loro paesi d'origine. Quindi questa è la nostra caratteristica, la qualità e la sicurezza alimentare. La manifestazione rappresenta l'occasione anche per promuovere il Caseus Veneti, il grande appuntamento dedicato ai formaggi veneti che si tiene ogni anno a Piazzola sul Brenta, in provincia di Padova. Quest'anno le date da inserire in agenda sono sabato 28 e domenica 29 settembre. Non ci saranno solo i formaggi. L'anno scorso erano 426 di 37 categorie, 7 DOP, tantissime tipicità. Ci saranno show cooking, ci sarà la pizza fatta con i formaggi, ci saranno i formaggi con le DOP, ci sarà la produzione dei formaggi in diretta, di tutte le DOP avremo la produzione in diretta, ci saranno tutte le feste pensabili, e questo è il Caseus Veneti, la manifestazione per eccellenza che ci ha dato lustro in questi anni. Se è durata 15 anni vuol dire che ha una valenza, quest'anno sarà ancora di più allargata a livello regionale, di altre regioni che hanno chiesto di poter partecipare, e soprattutto a livello internazionale con Slovenia e Lituania.